Vediamo ora qualche esempio pratico di analisi spettrale di segnali andando a lavorare su dati reali. Prenderò i dati di una registrazione fatta a bordo di un carro ponte in cui sono state misurate le accelerazioni lungo i tre assi in due punti e la misura di una cella di carico. Li condivido con voi, sono esempio TFA1 e esempio TFA2. Dopodiché vedremo che cosa vuol dire TFA. Andiamo, come al solito, a partire da un VI vuoto e andiamo a crearci un sistema per leggere questi file. Come vedete, l'analisi in frequenza non è possibile solo in corsa, quindi solo durante l'acquisizione, ma anzi, spesso viene svolta direttamente in post-processing. Andiamo ad aprire il nostro file. In caso di apertura del nostro file andiamo a fare la nostra operazione e la nostra operazione sarà un'analisi dinamica a seconda di quello che vorremmo andare a vedere. Inoltre, giusto per avere la possibilità di indicare anche un riferimento temporale, andremo a vedere un chart. Vi anticipo che in questo file troverete sette segnali e vi consiglio vivamente di duplicare la scala in modo da non essere costretti a lavorare con delle immagini troppo piccole per vedere a causa di un problema di scala. Quindi duplichiamo questa scala e la spostiamo dall'altra parte. Questo perché da una parte avremo accelerazioni in metri al secondo quadro e dall'altra invece avremo una lettura in newton. L'ultimo canale è quello della cella di carico, quindi lo spostiamo sull'altro asse. Autoscala da tutte le parti, che così siamo a posto. E a questo punto possiamo partire con la nostra lettura. Devo solo andare a prendere i dati di esempio. E questa è una cosa che abbiamo già fatto, sappiamo già fare. Non c'è nulla di nuovo. Ok, abbiamo ancora qualche problema per l'attribuzione. Riproviamo. Ok, ed ecco qua il nostro bellissimo segnale. Questi sono dati reali, non c'è niente di simulato. Vediamo effettivamente del carico che si sposta. Andiamo da 0 a 10 kN. Vediamo anche delle vibrazioni che variano nel tempo. Ora, una prima domanda potrebbe essere: in che campo, in che punto dello spettro si trovino più frequentemente le vibrazioni che vanno a sollecitare il ponte? Questo mi serve per che cosa? Beh, ad esempio per dimensionarlo a fatica. Per capire quali siano le frequenze che sto andando ad eccitare e quindi quali siano quelle da considerare nel testo, nelle simulazioni numeriche a fatica. In quel caso, cosa devo fare? Devo andare a cercare in che spettro si condensano i segnali più rilevanti. Per far quello, abbiamo già visto. Dalla teoria esistono vari strumenti, uno in particolare molto comodo è la Power Spectral Density. Andiamo quindi a vedere la Power Spectral Density e in particolare mi interesserà la Power Spectral Density del segnale della cabina, ad esempio, lungo l'asse Z e del segnale del ponte lungo l'asse Z.
Partirei dal segnale del ponte lungo l'asse Z che già dal dominio del tempo sembra essere quello più rilevante. Vado a scegliere l'operatore corretto. Vedete qui che ho FFT, PS, PSD, PS Power Spectrum, PSD Power Spectral Density, FFT Magnitude Phase, FFT Reale Immaginario. L'indagine che stiamo facendo riguarda il tentativo di capire in che campo di frequenza abbiamo le maggiori sollecitazioni. Non stiamo tentando di fare nulla di più, non stiamo facendo un'analisi modale dettagliata. Ci serve solo rispondere a questo. Quindi, in che frequenza si trova più energia è una power spectral density. E quindi è quella che faremo. Creiamo anche una costante per dirgli che non vogliamo il power spectrum, ma vogliamo la power spectral density. Dopodiché la visualizzeremo. Proviamo a girare. Ok, qui ho lo stesso problema di sopra. Un trucco. Posso decidere di visualizzare o non visualizzare alcuni elementi. Basta fare Visible Items, Plot Visibility Checkbox. Posso anche visualizzare la graph palette e in questo caso potrò andare a sfruttare gli strumenti di zoom a mia disposizione. E qua vedo che effettivamente attorno ai 200 Hz e tra i 400 e i 450 Hz ho dei contributi spettrali importanti. Ho un effetto attorno allo zero molto alto legato al fatto che i segnali di accelerazione che vedo non sono centrati sullo zero, quindi ci sono delle componenti costanti che non sono andato a compensare. Ragionevolmente sarà un offset, un bias del sensore che non sono andato a compensare. Vedo anche qualcosa attorno a meno 9,8 metri al secondo quadro, sappiamo benissimo da dove arriva. Quindi lì abbiamo effettivamente la gravità. Provo a interessarmi dell'asse Z della cabina. Vado a leggere solo quello, quindi. In realtà vedete, io li sto calcolando tutti, ma sopprimo solo la visualizzazione. Ed ecco qua che ho i miei bei contributi. Se devo progettare un sistema tipo appunto il telaio della cabina, devo pensare che regga, che debba reggere questi contributi spettrali. Scusatemi, ponte, non cabina, perché questo è il viola. Ponte. Se devo progettare e dimensionare il ponte, il dimensionamento fatica dovrà riguardare frequenze fino a 500 Hz, ma soprattutto concentrate tra 400 e 450 e all'intorno di 200. Questo però quando l'ho calcolato? L'ho calcolato siccome gli averaging parameters sono disattivati, ho calcolato l'ultimissimo istante e basta. Se io voglio ottenere un risultato più affidabile, già sappiamo che posso usare un operatore di averaging per fare la media sull'intero blocco del segnale. Quindi andiamo a mettere averaging, vector averaging, scegliamo una pesatura lineare, diamo un numero di medie molto alto, in realtà perché l'AbVIEW le calcola ogni volta, ignorando questo numero, e smette di calcolarle quando questo numero viene raggiunto. Quindi se metto un numero molto alto, lui finché ci sono dati calcola medie. Proviamo quindi a vedere la differenza rispetto a prima.
Vediamo che si è stabilizzato e qua compaiono un sacco di cose che probabilmente non erano presenti nell'istante finale, ma sono presenti in altri punti, quindi in altre condizioni di lavoro. Vedete che la linea arancio che indica la cella di carico è ad un valore nettamente diverso nelle fasi che vediamo, quindi effettivamente si tratta di momenti operativi diversi. E quindi abbiamo un contributo, ad esempio, 300 Hz che prima non vedevamo. Poi ne abbiamo uno a 100, attenzione, più ci si abbassa, più diventa importante il contributo in termini di frequenza, perché prevede, visto che sto misurando in accelerazione, degli spostamenti più ampi. Questo per quanto riguarda la Power, Spectral Density e l'Averaging. Quando invece andiamo a investigare non la media di tutto il segnale, ma il comportamento istante per istante. Lo andiamo a fare, e in questo caso è piuttosto interessante perché appunto la macchina sta lavorando in condizioni diverse, in istanti diversi, con quella che si chiama una time frequency analysis. Allora, per mantenere tutto il più ordinato possibile, io userei dei contenitori, quindi raccolgo un po' quel che posso. I miei dati, e uso un bel contenitore. Così da visualizzare in maniera abbastanza ordinata. PSD, e facciamo una cosa che chiameremo Time Frequency Averaging. La visualizziamo come un intensity graph. Nell'intensity graph abbiamo già detto, abbiamo il tempo, la frequenza e l'ampiezza. Anche qui mettiamo tutti in autoscale. Tolgo l'etichetta. L'unica cosa veramente importante da ricordarsi è che con questo grafico ovviamente non posso sovrapporre più serie, quindi dovrò sceglierne una. Mi creo quindi un indicatore che mi dice che voglio vedere il canale, un controllo che mi dice che voglio vedere il canale 5. E sarà un 8. A questo punto cosa posso fare? Mentre la Power Spectral Density ha senso farla mediata per vedere tutto il fenomeno. Se la guardo in questo modo, perché non avrebbe senso estrarre un istante a caso e plottare quello, la TFA deve essere registrata istante per istante. Quindi non posso usare l'averaging. Cambiamo in costante. Ho il mio chart che contiene tutti i dati. Ho la mia PSD fatta con l'averaging e rifarò la stessa cosa, stavolta senza averaging. Lo rifarò però solo su un segnale.
esporto come al solito il power spectral density e qui ho il power spectrum. Il power spectrum sappiamo che è un cluster che contiene la frequenza iniziale, il delta F e l'ampiezza. E questo è l'array di tutti i valori. Intanto l'intensity chart dobbiamo dirgli questa frequenza a cosa corrisponda. Quindi creiamo un property node che mi dica che ogni tacca dell'asse dell'y vale la risoluzione spettrale. Ne creiamo un altro per dire che l'asse delle x ogni tacca dell'asse delle x vale quanto il suo reciproco. Qua ricordiamoci sempre che la frequenza, la risoluzione spettrale è il reciproco del tempo di analisi, della finestra di analisi. E fin qua ci siamo. F0 non mi interessa, sarà sempre 0. Magnitude però diventa interessante. Magnitude è l'insieme dei valori in ogni istante e dobbiamo accumularli perché ogni istante dobbiamo crearne di nuovi. Cosa facciamo? Add shift register. Vado spedito perché sono cose che abbiamo già visto. In caso di errore tiro dritto. Se non c'è nessun errore, creo un array. A cui accodo la magnitude e lo sposto nel mio shift register. Intensity graph andrà a prendere il mio segnale e inizializzo. Quindi ho un approccio completamente diverso. Voglio vedere quali frequenze sono presenti quando sul canale numero 5, quindi sull'asse Z del ponte. Facciamo partire. Tolgo l'autoscale e provo a correggere un po' i valori per vedere di misurare meglio ed ecco che compare qualcosa di decisamente interessante. Qua vedete abbastanza chiaramente che le frequenze proprie che vengono eccitate, le frequenze comunque che vengono eccitate, variano. Ne esistono alcune costanti, quasi attorno ai 200 Hz, ma più alte cambiano in maniera anche abbastanza complessa. Non è una rampa, ma sale dolcemente, si mantiene e poi scende. Qua c'è un po' di confusione, qua un po' più chiaro. E se voi confrontate questi due grafici, vedete chiaramente che ha una qualche relazione con il carico applicato. E ci sta. Noi da ingegneri meccanici sappiamo che la frequenza propria di una trave dipende ovviamente anche dalla massa che presenta, nonché dal carico che gli viene applicato. Quindi sappiamo, ed è ragionevole ipotizzare, che avere dei carichi distribuiti in maniera diversa, in questo caso un carico in movimento che si sposta, è ragionevole che un carico che si sposti vada a cambiare la frequenza che viene eccitata. In questo caso una fune che si accorcia, ragionevolmente una fune che si accorcia aumenta la frequenza propria. Questo è come usiamo la TFA. Proviamo a vedere l'altro esempio.
Nell'altro esempio vediamo veramente poco. Nella PSD vediamo veramente poco. Se vado a zoomare vedo tutto presente nei 100 Hz. Quasi tutto molto molto fermo, 100 Hz multiplo giusto di 50, il dubbio che sia un segnale puramente elettrico ce l'ho. Proviamo però a guardare nella TFA più in dettaglio e compaiono cose interessanti. Così posso anche illustrarvi quanto avevamo già detto a lezione. Qua effettivamente vedo delle frequenze che sono sempre presenti, 100, 200, 300 Hz. Il sospetto che sia qualcosa di elettrico, visto quanto sono fisse, è molto forte, soprattutto essendo multipli della rete elettrica. La cosa interessante è che si può vedere benissimo come al secondo 8, al secondo 51, forse anche al 19, ci siano stati degli impulsi, quindi degli eventi che hanno coinvolto l'intera struttura e che hanno eccitato l'intera struttura. Andiamo a vedere se li ritroviamo anche sopra, anche se li vedo particolarmente difficili da individuare. Ed eccoli qui, abbiamo la controprova. 1, 2, 3, 4 botte. 1, 2, 3, 4 impulsi. Un'analisi TFA riesce a tirar fuori anche questo. L'ultima analisi che possiamo fare con questo set di dati, soprattutto tornando all'esempio di prima in cui c'era un po' di movimento, è quello di andare a analizzare la relazione tra l'asse Z del ponte e l'asse Y della cabina. Ora lasciate perdere la nomenclatura, fidatevi, l'asse Z del ponte era rivolto verticalmente, l'asse Y della cabina anche. Voglio vedere quindi qual è la funzione di trasferimento tra i due, quanta quota viene trasferita, quindi qual è la funzione di trasferimento armonico tra il ponte e la cabina che ovviamente sta sul ponte. Per far questo, per cercare le relazioni, uso invece un'altra analisi che è la SRF, la funzione di trasferimento in frequenza. Mentre con la TFA dovevo dire quale fosse il canale di cui voglio fare l'analisi, nell'SRF posso in realtà lasciarle tutte, visualizzarle tutte. Vado a vedere di nuovo un componente spettrale. Trucco, copio, incollo. Bruttissimo. Molto meglio duplicare la pagina. Così ho già tutto a disposizione. Sto sempre nello stesso VI, concedetemi questa pigrizia, e vado a cercare l'SRF. L'SRF mi chiede un segnale in ingresso e un segnale in uscita, o meglio, un impulso, uno stimolo e una risposta. Per comodità concedo una semplificazione e diciamo che vado a selezionare uno stimolo e una risposta. Potrei in realtà passare tutti i canali e poi andare ad analizzare con calma, però visto che sto già andando a colpo sicuro, è inutile fargli fare un'operazione comunque onerosa per niente. E andrò a visualizzare l'ampiezza. Attenzione, anche in questo caso entra in gioco il discorso dell'averaging. Ha senso vedere la funzione di trasferimento solo dell'ultimo istante? No. Allora andiamo di nuovo
fare dell'averaging. Lo stimolo è il ponte in Z, che quindi è il numero 5. La risposta è la cabina in Y, che quindi è il numero 1. Proviamo a vedere. Quello che noto è che tutto il contributo se ne sta schiacciato sotto i 50 Hz, quasi tutto. E ho un contributo molto forte in questa zona. Ovvio, ho anche un contributo costante legato dall'offset che non ho compensato. Lasciamo questo a 20 senza autoscala, proviamo a far rigirare giusto per vedere. Vediamo che sì, ci sono delle variazioni continue, ma sono più che altro casuali. E vedo sì, delle frequenze anche alte, 800, sì, 770, diciamo 900, ma la maggior parte del contributo la vedo collocata sotto i 50 Hz. Quindi effettivamente sotto i 50 Hz qualcosa viene trasmesso. Il collegamento tra la cabina e il ponte, possiamo dire, assorbe quasi tutto quello che c'è presente tra 200 e 500 Hz, picchi sporadici un po' ovunque. Ovvio, posso continuare a fare l'analisi. Questo segnale dura in realtà un minuto, potrei fare un'analisi molto più approfondita e ottenere dei risultati migliori. Proviamo con il secondo canale, scusate, con il secondo file di esempio. Nel secondo file di esempio non abbiamo energia e quindi, non avendo di fatto delle vibrazioni rilevabili, quello che vedo è rumore su rumore. Quindi attenzione, da un lato serve sapere che tipo di analisi fare, dall'altro bisogna anche essere in grado di andare a operare con una certa consapevolezza, in modo da non esagerare nell'uso degli strumenti. Una cosa ragionevole da fare, ad esempio, è andare sempre a controllare quanto ho come contributo nel mio segnale di stimolo. Se io vado a vedere la PSD del mio segnale di stimolo, vedete che non c'è quasi niente. Allora, se io ho quasi niente come stimolo, l'FRF stima risposta fratto stimolo, sto stimando qualcosa che è un fratto zero. Fratto zero sappiamo che non piace mai a nessuno, difatti quello che ottengo è tutto disturbo, rumore. Riparto, uso il segnale che invece è un po' più pulito. Vedete, qualcosina c'è anche se molto poco. Vado a vedere la PSD e ottengo una sorpresa. Vedo che c'è molto poco sotto i 50 nel mio segnale d'ingresso, quindi questo contributo che avevo visto è poco affidabile, perché il mio sistema è affidabile solo quando, diciamo, al denominatore ho qualcosa che non è nullo. Io vedo qualcosa di interessante attorno ai 100, solito dubbio dell'elettrico, poi ho tutta questa regione da 150 a 600 che ha tutta una serie di picchi, quindi effettivamente qua c'è del contributo spettrale e qua da 800 in poi c'è niente. Questo come si traduce nella mia FRF? Si traduce come? Da qua a qua io ho un qualche contributo, posso fidarmi. Qui invece no, e qui no. Vado quindi a vedere la mia FRF e
E quello che noto mi stupisce da un lato, quindi quelle che vedevo non sono da tenere in considerazione. Questa è un'informazione molto importante. Se non ho energia in ingresso, è inutile che io vada a stimare la risposta perché di fatto sto facendo rumore fratto zero e quindi sto semplicemente portando il rumore a livelli molto molto alti. Quindi in realtà qui vicino a 100 e qui vicino a 150 avrò delle informazioni più affidabili e anche questo 570 sarà molto più affidabile di tutto quello che in realtà vedo poi. Quindi questi sono tre metodi, la PSD, l'FRF e la TFA. Abbiamo visto come vengono usati in un caso applicativo reale. Potete analizzare questi dati come volete, li metto a disposizione sul sito.